Ricca di spunti e riflessioni, Coldiretti Pistoia, alla presenza di istituzioni civili, politiche e religiose, ha celebrato la giornata del ringraziamento 2024 nella Sala Maggiore del Palazzo di Giano, una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana per rendere grazie a Dio del raccolto dei campi e chiederne la benedizione per i futuri. Sono stati vari momenti della giornata, dalla proiezione di un video con la rievocazione degli 80 anni di Coldiretti, alla consegna delle targhe e pergamene ai 7 benemeriti 2024 di Coldiretti Pistoia, Dario Mancini, Lorenzo Spinelli, Gabriella Michelozzi, Giovanni Ferroni, Giorgio Cantini, Corilla Barontini, Marco Carlesi. La celebrazione è proseguita nella Cattedrale di San Zeno con la Santa Messa e la benedizione dei frutti della terra posta ai piedi dell'altare dagli agricoltori. Come consuetudine c'è stata la benedizione dei trattori e degli altri mezzi agricoli in Piazza del Duomo. Giornata particolare, sentitamente voluta da sempre per ringraziare il Signore di tutto quello che ci dà del nostro lavoro, per il nostro raccolto, pregare perché anche il futuro sia sempre ricco di soddisfazioni e anche per avere la forza per superare tutte le problematiche che purtroppo ci sono, dalle calamità naturali alle problematiche meno naturali, ma che comunque noi agricoltori siamo abituati a arricciarsi le maniche e andare sempre avanti. Quest'oggi è arricchita anche da un momento particolare prima della celebrazione in cattedrale, perché vogliamo festeggiare anche qui a Pistoia gli 80 anni di Coldiretti. Una storia lunga, bellissima, che abbiamo noi dirigenti avuto l'onore, il piacere, l'emozione l'8 ottobre a Roma con tutta la federazione, tutte le federazioni d'Italia. Veramente è stato qualcosa di particolare, abbiamo voluto fortemente cercare di riproporla qui a Pistoia per tutti i nostri soci, per tutti i nostri dipendenti, per far vedere Coldiretti cos'è, da dove viene e i risultati, le battaglie che abbiamo raggiunto.